Io guardo soprattutto quello che è, diciamo, l'immediato, perché le sconfitte ci possono stare da sempre in Serie B, quindi le gare sono tutte insidiose, le sconfitte ci possono stare, l'importante è che tu la sconfitta la fai da squadra, non la fai in una maniera diversa, che l'atteggiamento della squadra, il gioco della squadra rimane sempre, quell'identità di gioco rimane la stessa, quindi poi gli episodi possono a volte girare a sfavore, questo non è un problema, perché preferisco perdere una partita e vincerne tre, che però giocando con l'atteggiamento giusto e con la mentalità giusta, che essere mezzo e mezzo e non sapere se puoi vincere o no. Questo è il mio pensiero. E secondo me, è il mio pensiero di Avellino, che noi anche Avellino vogliamo essere protagonisti. L'importante è che mettiamo dentro quegli atteggiamenti lì che ti possono consentire di avere la padronanza in campo, in tutti i settori e in tutti i reparti. E questa è la crescita, altra crescita da fare, perché facendo solo arrivando così a questa crescita qui, a questa padronanza, puoi anche in futuro decidere le tue sorti, cioè sei tu che decidi, ma non gli altri, perché la nostra forza deve essere proprio questa, di decidere noi le nostre partite, se sono vinte, se sono pareggiate, se sono perse, perché dobbiamo essere noi i protagonisti, non perché dobbiamo aspettare gli altri. L'Avellino è una squadra fisica, una squadra che in casa pressa tutti, sicuramente ci aspettiamo ritmi alti, ci aspetteremo ritmi alti, una squadra che ha bisogno di vincere per poter entrare nei playoff, quindi una sfida ancora più bella per noi, perché ci fa pesare il carattere della squadra a che livello è, perché lì o giochi con carattere o se no l'Avellino viene in casa con 0 punti, questa è la realtà. In più hanno due o tre giocatori che comunque, perché rientra Castaldo, che per me Castaldo è il miglior giocatore dell'Avellino in assoluto, e gli faccio i complimenti perché è un giocatore di un'intelligenza da Serie A, non da Serie B, e che per l'Avellino chiaramente è un giocatore che fa la differenza. E noi dobbiamo essere bravi invece a contenerli bene e aggredirli un po' di più e non farli esprimere nel gioco a palla a terra, perché quando giocano palla a terra anche sono giocatori che hanno delle buone qualità, soprattutto in avanti, da tre quarti in avanti.